Anche la scelta di raccontare Totò attraverso i luoghi, quindi di non ancorarlo necessariamente alla città di Napoli, ma Ma raccontarlo in certo, altri contesti. assolutamente, perché erano, voglio dire, la Roma, perché Totò poi è vissuto a Roma, visto, noi cominciamo con Napoli, con i nostri bambini, perché ci sono i nostri bambini, i bambini della sanità, che sono i figli di Totò, che forse questa è la grande novità di tutto quanto, sono dei bambini che noi vedremo questa sera, che sono i bambini della scuola Giovanni XXIII. E che poi faranno parte della nostra scuola nel museo di Totò che ci sarà a Sanità, perciò quelli sono i figli di Totò, che sono il futuro e sono quei bambini che era Totò, perché non è che è cambiato tanto, malgrado noi, hai capito? È tutto rimasto uguale. E quei bambini come Roberto, che è il piccolo Totò, e Lorenza, che è il futuro, non vi voglio dire di più perché c'è anche la sorpresa. E che è il futuro, perché Totò è il futuro. È il futuro Totò, perché Totò è un cartone animato, Totò è dentro tutti di noi. Totò è felicità, Totò è gioia, Totò è amore e Totò è vita. E io penso che i nostri attori ce l'hanno data tutta l'anima, guarda. Sinceramente proprio ci hanno dato una disponibilità straordinaria. E sentimentalmente si sono affascinati a questa storia, perché Totò è Totò. Adesso io penso che dire qualcosa di più mi sembra quasi esagerato. Ci sono delle domande? Con l'idea di Silenzio di Roma. Volevo capire, Alessandro Gassman, che cosa intende per alluvione? Se mi spiega un pochettino meglio che cosa vuole Beh, questo è un evocare. paese che ha dimostrato da sempre, ma insomma negli ultimi tempi sempre più nettamente, un'incapacità, una memoria molto corta, una memoria flebile, ma non parlo delle persone, perché le persone non dimenticheranno mai Totò, non dimenticheranno mai tutti quelli che hanno fatto grande cinema italiano nel passato e che ci permettono di essere qui a parlare di cinema, che senza di loro probabilmente avremmo tutti quanti cambiato mestiere, no? E l'alluvione è ormai un'incapacità cronica da parte sempre più spesso delle istituzioni, di chi si deve occupare di distinguere tra una cosa e l'altra, tra una cosa di qualità e una cosa che non lo è, perché a mio modo di vedere c'è sempre e continua a esserci una differenza tra una cosa di un certo tipo, quindi di qualità, e un'altra non di qualità. Io la considero un'alluvione, credo che sia come dire, veramente una malattia grave di questo paese. Ripeto, Totò non ha bisogno di tutto questo, perché Totò si difende tranquillamente da solo e, come giustamente è stato detto, non ha bisogno di difesa. Però io continuo a considerarlo un monumento e quindi sono, come tutti i normali cittadini, pronto ad intervenire se mi viene richiesto. E lo considero un dovere più che oltre che un piacere. Credo che sia un dovere di tutti quelli che fanno un mestiere pubblico, quindi hanno la possibilità di parlare in pubblico, di dire la loro opinione, se c'è l'occasione come in questo caso di farlo. E io insomma ho cercato di farlo il meglio possibile. Se ci fa. Museo di Totò è un museo che è al Palazzo dello Spagnolo, sentite? Al Palazzo dello Spagnolo, a Largo dei Vergi, nel quartiere di Totò, il quartiere della Sanità, che noi apriremo all'inizio del prossimo anno e che sono 2 piani, sono 1.000 metri. È giustamente un museo dove ci saranno tutte le cose di Totò, ma più che quello vorrà essere uno spazio per delle scuole. Noi abbiamo un teatro di 70 posti, scuole per i ragazzi della sanità gratuite per imparare teatro, musica, un mestiere, quello che vogliono. La sanità è un quartiere pericoloso, se noi gli troviamo uno spazio culturale dove loro possono passare i pomeriggi e non passare in mezzo alla strada, io penso che quello che mio nonno Totò avrebbe voluto e quello che mia madre ed io stiamo cercando di fare insieme con Pina Conte e la scuola Giovanni XXIII, in modo che se è possibile non farli stare in mezzo alla strada e fargli fare qualcosa che magari gli piace in una struttura,
tra virgolette, protetta, insomma, con tanto amore, ecco, è quello che noi cerchiamo di fare. Il Museo di Totò è questo, è scuole per ragazzi in difficoltà, in un quartiere in difficoltà, come lui è stato. Cioè, io penso che questo sia il messaggio che Totò voleva dare, ed è quello che mia madre ed io cerchiamo di portare avanti con tutti i nostri amici attori, che sono sicura che ci daranno una gran mano per questo, perché sono tutti molto sensibili. Verremo lì. Grazie. Io verrò per un motivo specifico, perché una volta io ebbi un regalo proprio dal quartiere della Sanità, parliamo delle ultime feste che facevano una quindicina d'anni fa, una medaglia d'oro bellissima che ahimè in una rapina che fecero a casa me l'hanno fatta fuori, dove c'è un Pulcinella disegnato e sotto c'è scritto «Doppe Totò, ci stai tu, Napoli». Beh, ragazzi, una cosa così è stupenda, meravigliosa. Anche perché questi, noi collaboriamo con questa scuola, che è sempre alla Sanità, che è un'oasi nel deserto, perché veramente devo dire sono 25 anni che questa nostra amica lavora veramente con il cuore per tirare questi bambini fuori dalla strada. Quindi i ragazzi stanno dentro fino alle 5 del pomeriggio, vengono accompagnati con i pulmini nelle loro case per non tenerli per strada. Noi abbiamo 4 ragazzi che sono al conservatorio a Napoli, quindi vuol dire che stiamo cercando veramente di dare la possibilità a queste creature di avere un futuro nell'arte, dovunque, borse di studio se vogliono studiare, altrimenti un mestiere, o musicisti o artisti, qualsiasi cosa loro. E questo penso che sia veramente l'unica cosa giusta da fare, perché il museo dopo diventa una cosa di una noia mortale, quindi quello deve essere un punto di riferimento dove lui è il patrono, come si dice, il San Gennaro della situazione, dentro alla Sanità, nel suo quartiere, più che mai vivo.